broke up. The first time saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Presidente, finalmente il quartiere di Tor Sapienza e l'ASD Pallavolo hanno una casa. Sì, è un risultato importante per il quartiere, un risultato importante per la società sportiva, ma è soprattutto un risultato importante per i ragazzi, perché fino ad oggi hanno operato in condizioni di estrema precarietà, con tantissime difficoltà. È una bellissima realtà sportiva del nostro territorio che sta conseguendo risultati importanti. Questo progetto, che era stato avviato dall'amministrazione Veltroni, è stato completato in questi anni, ha trovato la sua destinazione, ma è diciamo un tassello di un lavoro più lungo, più importante anche, che stiamo facendo, di completa riqualificazione del territorio. Abbiamo inaugurato da poco il nuovo parco di Tor Sapienza. Su quest'area abbiamo un finanziamento della Regione Lazio che vorremmo appunto utilizzare per realizzare un'altra tensostruttura, perché abbiamo tantissime richieste da parte delle società sportive. C'è appunto anche qui vicino la polisportiva Cerbiatto, ex Cerbiatto, nuovo Tor Sapienza, e quindi questo può diventare un polo sportivo aggregativo per i giovani veramente importante. E di questo, insomma, ringrazio naturalmente in primo luogo la società sportiva del Tor Sapienza, Fabio Camilli e tutti gli istruttori e i ragazzi per la determinazione con cui hanno voluto raggiungere questo importante risultato. Quindi questa è la dimostrazione che, pur avendo praticamente zero fondi, il suo municipio ha interesse nei giovani. Sì, assolutamente sì, cerchiamo di spendere al meglio i soldi che abbiamo, cerchiamo di spenderli per progetti importanti. In questo caso abbiamo avuto il supporto anche dell'amministrazione comunale, l'intervento importante del delegato allo sport. Ma è stato appunto un lavoro di squadra che ha coinvolto fra l'altro anche dei privati. C'è stata la spinta determinante da parte della scuola del Giovanni XXIII, che hanno necessità assoluta di uno spazio dove praticare sport durante l'orario scolastico. Tutto questo ha portato naturalmente appunto a questa inaugurazione, che è un evento assolutamente importante per il nostro territorio. Assessore, finalmente Tor Sapienza e la SD Tor Sapienza Pallavolo avrà un luogo degno per le loro attività sportive. Sì, un luogo che in qualità di delegato alle politiche sportive visitai, innanzitutto lo acquisì ovviamente quando insediato al Dipartimento Sport, addirittura venni durante un incendio a vedere lo stato dell'arte, acquisì dal patrimonio, dato che tutta la pratica amministrativa burocratica non si sbrigava. Siamo riusciti in tutto questo, è un fatto compiuto in tempi di disaffezione politica, soprattutto un territorio come Tor Sapienza ne ha effettivamente bisogno, tutto il settimo municipio, al di là ovviamente che anche un qualcosa in sinergia. La mattina verrà l'Istituto Tecnico Giovanni XXIII e il pomeriggio sarà completo appannaggio di quella scuola di pallavolo, di quell'associazione sportiva Tor Sapienza, che esiste addirittura dal 1969. Ripeto, un fatto concreto durante complicazioni come il patto di stabilità, il piano di investimento, la crisi economica, dimostra che Roma è a pieno titolo, a pieno merito capitale dello sport, non solo quando si tratta dei grandi eventi come sono stati per esempio i mondiali di volley nel 2010, ospitati e curati in partnership con la Federazione Mondiale e con la Federazione Italiana, dove oggi c'erano tutti i grandi rappresentanti a testimoniare questo momento, e si continua, non è che si ferma qua il mio lavoro, anzi ovviamente saranno 2 o 3 mesi insomma intensi, ma per la verità questi 4 anni e mezzo non si è mai giocato. Se si è arrivati a risultati come questo, io vorrei 2 o 3 palazzetti per ogni municipio. In alcune parti ci sono riuscito, qua devo dire la verità è stata molto brava anche diciamo la dirigenza con i tecnici, perché ci vogliono gli ingegneri, i geometri, chi va al municipio, chi viene al Dipartimento Sport. E siamo riusciti a regalare un sogno a questi ragazzi, allontanandoli come è giusto che sia, offrendo loro un'occasione, e
ripeto, lontano magari dall'obesità, dai muretti, dalle bische, dal troppo computer che se usato male fa più danni che meriti, e quindi un in bocca al lupo. Il delegato ovviamente sotto varie forme seguirà il resto della storia, magari già pensiamo all'allargamento, però godiamoci e gustiamoci questa bellissima inaugurazione molto sentita.